Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Baroni, in questo momento mi trovo in Indonesia. Voi dite sempre che non vi faccio vedere nulla di entusiasmante. Eccoci qua, questa volta sono all'interno di un centro commerciale di quei molto prestigiosi, è veramente molto bello e ci sono degli abiti molto particolari, caratteristici, molto aggingati. Io vi dico la verità, un abito come questo qui che stiamo per vedere adesso l'avrei anche comprato prima di andare in Brunei. In Brunei sarei entrato vestito così tranquillamente, proprio bellissimo questo abito, e avrei noleggiato anche la limousine facendo la parte del sultano, e non è detto che non lo faccia. Ecco, qui abbiamo altri abiti molto belli, bellissimi. E veramente è bello perché è uno stile proprio tutto suo. Abbiamo già visto qui in Indonesia, ho già filmato abiti da sposa, ma sullo stile occidentale, basso costo. Qui invece abbiamo veramente qualcosa di molto interessante. Cerchiamo di buttare dentro un occhio nel negozio. E a questo punto voglio fare anche una riflessione, perché entrando qui nel centro commerciale mi hanno passato innanzitutto al metal detector e al face control. C'è un face control molto rigido, e perché quest'area qui della città praticamente è un'isola felice, piccolissima rispetto alla città, meno del 5%, e il resto della città, anche solo se ci allontaniamo 600-700 metri da qui, veramente la gente vive nella spazzatura, nelle fogne, si vedono scene raccapriccianti, cose che sono inimmaginabili anche per chi ha visitato il Sud America. Sono proprio certi angoli che veramente sono messi malissimo, peggio della Cina, del Sud America. Siamo a livello di Russia come condizioni di povertà, e siamo a livello delle baraccopoli russe. Proprio siamo messi in certe zone, siamo messi proprio malissimo. E guardate qui che bei colori questi vestiti, bellissimi, sono i colori tipici autoctoni. E passando al metal detector e dal face control, già mi sono chiesto: se hanno fatto entrare uno con la brutta faccia come la mia, vuol dire che non è tanto severo il face control. Comunque il mio pensiero è subito balzato al fatto che una persona malesiana, che del Borneo, autoctona del Borneo, mi ha raccontato quando sono stato a Bau. Dopo Bau c'è un confine inimmaginabile tra Malesia e Indonesia, di lì non ci passa nessuno. Ti dicono addirittura che è pericolosissimo, perché c'è un chilometro che è terra di nessuno, lì ti possono rapinare, fare quello che vogliono di te, e non fa parte questa striscia di terra né della Malesia né dell'Indonesia, e la polizia lì non ci entra. E mi hanno raccontato che lì praticamente ci sono gli aborigini della giungla. Mi hanno raccontato che è già successo che li ammazzassero solamente per il fatto che puzzavano. Magari cercano di salire sull'auto per andare da qualche parte, e è già capitato che li ammazzassero solamente per il fatto che puzzavano. Un po' qui entrando dentro questo centro commerciale la sensazione era questa. Ecco, per quello che ho riallacciato questo argomento, e l'Indonesia è veramente un paese da vedere, molto bello, molto particolare. Adesso vi mostro un po' com'è questo centro. Qui è veramente da fantascienza, molto un'architettura fatta di cromature d'acciaio, giochi di luce, di colore, molto bello. Sicuramente non hanno badato a spese. Qui abbiamo la scala mobile e si può salire e andare a vedere anche gli altri reparti. Ok ragazzi, se dovessi vedere qualche cosa di veramente importante, significativo, che vale la pena soffermarci, girerò un altro clip. Voi intanto continuate a seguirmi, a me, le mie puntate di Ve la do io l'Indonesia. Ci sentiamo alla prossima.